Dopo i successi esterni con Cassino e Arzachena, lo Stiamare cerca il terzo successo consecutivo contro un avversario tosto, però oggi la Torres, che viene da 3 vittorie consecutive, che non vuole perdere il treno dal Giuliano Capolista, dallo stadio Anco Marzio di Ostia. O Stiamare Torres, un saluto da Riccardo Selvi, ovviamente anche alla squadra. Da lì, trend invertito, 2 vittorie consecutive. Occhio al pallone intanto dentro con Cardillo che si coordina. Pallone alto però. Antonelli, qui passaggio in orizzontale. Occhio a Cardillo che ruba un buon pallone dal limite, cerca il sinistro. Si coordina male però, alza la testa, poi va dalla parte opposta, non è una cattiva idea. Bertoldi prova a mettere giù questo pallone con il petto, attaccato da Turchet, poi pallone dentro per Cardillo, buona la sponda, cerca il sinistro, Compagnone, una respinta, Loruzzo col piattone e lo Stiamare in vantaggio. Si alza però la bandierina del primo assistente Schirinzi, rischia intanto tantissimo Rossi qui, fallo da ultimo uomo su Cardillo, soltanto giallo però, soltanto giallo per Rossi. Con il punteggio che non si sblocca, Scotto, occhio a Masala in posizione regolare, Masala tutto solo davanti ha trovato e la Torres è in vantaggio con il gol di Masala, il primo in campionato per il classe 96 che va a festeggiare sotto il settore ospiti della Torres, abbraccio con Salvato e poi grande esultanza sotto i tifosi sardi, 1-0 a 4 dalla fine, passa la squadra di Greco. Masala tutto di prima, qui va giù Scotto. Vediamo se è calcio di rigore o semplice punizione. Ammonito Compagnone, calcio di rigore. Calcio di rigore era in aria, dunque il contatto tra Compagnone e Scotto. Scotto controtrovato. Parte Scotto, portiere spiazzato e raddoppio della Torres con il quarto centro stagionale per Gigi Scotto. Anche lui va a battersi il petto sotto il settore ospiti. 2-0 per la Torres quando il primo tempo volge al termine. Allora siamo già dalla parte opposta con Loruzzo che va a puntare Rossi, già ammonito. Va a terra Loruzzo, attenzione perché Rossi è già ammonito, calcio di rigore. E vediamo se arriva anche il secondo giallo, anche qui grandi proteste da parte dello Stiamare. Non c'è però il secondo cartellino per il terzino sardo. Sicuramente calcio di rigore. Fischia Totaro, parte Loruzzo col destro, la parata di Salvato, la parata di Salvato che salva il risultato e mantiene il 2-0 per la Torres. Incredibile. Ippoliti, ancora Vagnoni, non è in fuorigioco Ippoliti che cerca il cross sul primo palo, si coordina Cardillo due volte, ancora Cardillo non inquadra lo specchio, pallone al lato, Piredda proprio per Scotto che va a coordinarsi qui per un pallonetto che finisce fuori non di molto. Parte Vasco col destro a scavalcare la barriera, è una punizione perfetta di Lorenzo Vasco che riapre la partita in questo finale, gol all'incrocio dei pali per l'ex centrocampista dell'Aprilia che rende incandescente il finale all'Anco Marzio, 1-2. E finisce qui il match, la Torres spugna l'Anco Marzio di Ostia, 2-1.